Dance Your Feet. Pregunta, stile da vivere. Ci troviamo al centro storico di Siderno. Dai nostri pascoli la mozzarella ha un solo nome, Ilma. Dal latte fresco appena munto, direttamente sulla tua tavola. Ilma è non solo mozzarella, formaggi di ogni tipo. Ilma è genuinità a portata di bocca. Tutta la bontà del latte fresco nei prodotti Ilma. Caseificio Ilma, Contrada Vasì, Caulonia. Fresco in tutte le stagioni. Vuoi accontentare ogni desiderio per il tuo palato? Stella Marina è il ristorante pizzeria adatto a te. Rimarrai stupito dalle prelibatezze dello chef Nicola, preparate con ingredienti sani e genuini. Il menù, eccezionale in tutte le sue proposte, offre primi e secondi piatti appetitosi e raffinati dal sapore formidabile ed è in grado di deliziare e stupire ad ogni assaggio il tuo palato. La nostra pizza, cotta nel forno a legna e dalla farcitura ricca e saporita, soddisferà pienamente ogni tuo sfizio. Cosa aspetti? Vieni a conoscere i sapori e le emozioni della Stella Marina, ristorante pizzeria a Marina di Gioiosa Ionica, lungomare lato nord. Al centro di Siderno trovi Parisi Fashion, il nuovo modo di vestire alla moda e indossare capi delle migliori marche. Alviero Martini, Hermontin Lane, Siviglia, Heritage, Mastai Ferretti, The Seagull, Lucky Lou, Canadiens, US Polo, Braccialini, Crizia, Diana Gallesi e molti altri ancora. Per uno shopping glamour che fonde il design con le ultime tendenze, Parisi Fashion, condominio La Galleria, primo piano, sopra BNL. Studio dentistico Dental M di Giovanni Marrapodi. Uno studio d'avanguardia dove vengono eseguite tecniche di implantologia computerizzata assistita con risultati di eccellenza. Protesi fisse e mobili, impianti dentali, implantologia a carico immediato. Perché andare lontano? Qui soddisfiamo ogni tua esigenza con un'equipe medica proveniente direttamente da Messina. Ortodonzia per adulti e bambini. Ortodonzia estetica, igiene orale, odontodiatria conservativa, otturazioni estetiche e intarsi, ed inoltre radiologia panoramica in sede. Questo e tanti altri servizi da Studio Dentistico Dental M, Bosco Sant'Ippolito, Bovalino, strada per Belloro. Studio Dentistico Dental M, per tornare a sorridere. Ben ritrovati a tutti in rassegna stampa di Telemia per quanto riguarda questo mercoledì 20 settembre. I quotidiani calabresi che siamo pronti ad analizzare con quelli che sono i fatti del giorno. Andiamo a dare un'occhiata subito alle prime pagine, poi ci occuperemo dell'interno con le pagine regionali e le attesissime notizie che riguardano la Locride e anche la Piana. Vediamo subito il titolo che riserva il quotidiano del Sud, l'edizione di Reggio Calabria. Si parla di sviluppo, seconda zero.
tesse il nodo delle norme. In ottobre il Consiglio dei Ministri emanerà decreti sui criteri generali. Il Ministero però non la esclude e passa la palla alla Regione Calabria. La polemica tra il governatore Mario Oliverio e il sindaco della città di Catanzaro. Vedete in questa foto il sindaco di Catanzaro, Sergio Abramo. Poi domina anche la notizia il caso, quello del santuario di Paola, revocati i fondi per quasi 2 milioni. Interrogazione a Oliverio del consigliere regionale Aieta. Vedete qui in questa foto il santuario di San Francesco a Paola. Come ogni mercoledì, diario della memoria all'interno del Quotidiano del Sud, ucciso e dato in pasto ai cinghiali. Questa è la storia di Pasquale Andreacchi, eccolo in questa foto. E poi si parla di trasporti, in questo caso di aeroporti. Su Reggio e Crotone si doveva valutare, vedete il virgolettato, i dubbi del rappresentante del comune di Lamezia Terme nel consiglio di amministrazione SACAL. E ancora fondi a riferimenti, sequestro preventivo alla Musella, la reazione, voglio il processo subito. Andiamo al taglio basso, ci spostiamo a Reggio Calabria, Miramare, tutti gli addebiti contestati, gli avvisi di garanzia al comune per la vicenda del Palazzo Liberty, l'ingiusto profitto all'amico del sindaco, oggi intanto nuovi interrogatori per gli assessori. E ancora saline ioniche per l'aria Eches Liquichimica, Reggio bussa alla regione, delibera del Consiglio metropolitano. E poi migranti, trovata in Libia e liberata la madre del piccolo Cisse. E ancora politica, esplode il caso delle commissioni, qui vedete Tallina e poi l'appello, sistemi bibliotecari, la regione c'è, con tanto di foto del governatore calabrese Mario Oliverio, direttamente ad occuparci di quelle che sono le altre notizie, sempre all'interno del nostro portale. Abbiamo qualche problema con Gazzetta del Sud per quanto riguarda l'apertura della prima pagina, ci proviamo direttamente in diretta per avere subito la prima pagina, l'edizione di oggi di Gazzetta del Sud, attendiamo ancora qualche attimo, dunque tra qualche minuto dovremmo avere anche Gazzetta, nel frattempo il nostro portale www.telemia.it. Vedete la notizia di apertura, auto investe pedone anziana morta a Reggio Calabria, e questa è la notizia che apre dunque le news più importanti sul nostro sito. E poi in bacheca vedete l'approfondimento su questa anziana morta a Reggio Calabria, questo tragico incidente sulla bretella di raccordo con la circolazione, con la circonvallazione autostradale. Sequestro beni, presidente associazione antimafia, qui appare Adriana Musella, indagata, malversazione, appropriazione indebita, beni per 75.000 euro. E ancora a Siderno l'attacco del partito comunista locale al sindaco Pietro Fuda dopo la 2 giorni della festa di rinascita dello scorso weekend. E ancora per la politica, vedete, cantiere Calabria, Nesci del Movimento 5 Stelle a Oliverio, lacrime dal libro cuore per nascondere il disastro, ancora critiche al governatore calabrese, alla sua giunta da parte del Movimento 5 Stelle dopo il cantiere Calabria di qualche giorno fa. Proseguiamo, giunto in Calabria, catamarano disabili, dunque progettato dal velista Andrea Stella, da 17 anni sulla carrozzina, arrivato a Crotone, lo spirito di Stella, il primo catamarano al mondo. E poi ancora il tragico incidente con il pedone investito a Reggio, anziana morta sul colpo. Andiamo avanti, appuntamenti per quanto riguarda cultura e libri, Pinuccio Alia presenta il suo libro Tracce di cucina di Calabria, sabato 23 settembre alle ore 18.30 al caffè letterario Mario Lacava di Bovalino. Ancora, tavola rotonda dal tema i linguaggi dell'odio, del diritto e della letteratura. Andiamo ad occuparci di calcio perché ci sono novità importanti, momento difficile tra l'altro quello che sta vivendo il Roccella, 3 sconfitte consecutive in questo avvio di campionato. Intanto è ufficiale il ritorno di Cordova per la porta, idea russo, possibili novità anche nello staff tecnico, cerca di correre un po' ai ripari il Roccella che naviga in bruttissime acque nel girone
campione di Serie D e cerca dunque di rinforzare ulteriormente la squadra. Intanto domenica si ritorna a giocare al Ninetto Muscolo. Per il momento non vediamo altri aggiornamenti, ci ritorneremo se ci sono aggiornamenti dell'ultima ora sul nostro sito, sul nostro portale. Non abbiamo gazzette, evidentemente c'è un problema da parte del giornale per quanto riguarda la nostra edicola digitale, non è stata ancora scaricata l'edizione di oggi e cercheremo di averlo nel corso di questa diretta. Vi ricordiamo che questa è la prima pagina di informazioni che stabilmente vi offre Telemia ogni mattina con la lettura dei quotidiani calabresi. Noi ritorniamo subito a quelle che sono le altre notizie, un'occhiata anche al giornale di Calabria. Vediamo intanto la prima pagina: manca l'acqua da giorni, si rade alla fontana davanti al municipio, è successo a Cosenza. E poi vedete il sindaco della città di Catanzaro, Sergio Abramo, deluso dal governatore calabrese Oliverio, liquidata la seconda ZES. Trovo deludente il modo in cui il presidente Oliverio ha liquidato, o se deride con un pizzico di responsabilità, la proposta venuta dai sindaci di Catanzaro, Crotone, Vibo Valentia e Lamezia Terme di istituire una seconda zona economica speciale in Calabria. Dunque c'è un po' la delusione da parte del sindaco della città di Catanzaro, fresco tra l'altro di riconferma alla guida di Catanzaro dopo le elezioni del giugno scorso. Protocollo tra INPS e commissario alla sanità Ferro incomprensibile, ricorso della regione, vedete qui Vanda Ferro, e ancora sequestro preventivo di bene al presidente di riferimento, riferimento naturalmente ad Adriana Musella, presidente dell'associazione antimafia, nei cui confronti la Guardia di Finanza di Reggio Calabria ha dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore pari a 75.000 euro. E ancora nuovo blocco dei cantieri sulla trasversale delle serre, vedete l'arteria in questione in questa foto, e poi il 13 ottobre in Calabria la garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Andiamo ad occuparci adesso di cronaca, operazione dei carabinieri contro i furti d'auto, ci sono 5 arresti a Catanzaro, 5 persone sono state arrestate a Catanzaro dai carabinieri, che hanno anche notificato un obbligo di dimora ad una sesta persona per furto aggravato e violazione degli obblighi della sorveglianza speciale. Scoppia una bufera invece sull'inchiesta Consip Renzi, il fango si ritorcerà contro chi lo ha utilizzato. E poi Lotti e Oliverio al cantiere Calabria, 15 milioni per nuovi impianti sportivi. Fermiamoci qui anche con il giornale di Calabria diretto da Giuseppe Soluri, e siamo pronti a dare un'occhiata subito a quelle che sono le notizie più importanti all'interno del quotidiano del Sud. Ci occupiamo subito di politica, andiamo a pagina 4, vedete il Movimento 5 Stelle, il Tribunale blocca le primarie, tolleranza zero di Grillo con i dissidenti, i vertici del Movimento blindano Di Maio, che ricordiamo ha ufficializzato qualche giorno fa la sua candidatura a Premier. Sospensione definitiva delle regionarie siciliane che hanno incoronato candidato governatore Cancelleri, se qualcuno alzerà la cresta gliela faremo abbassare. Poi il caso, sempre nella stessa pagina, vi mangerei per il gusto di vomitarvi, vedete il virgolettato, Grillo continua ad attaccare i giornalisti. E poi Lega Nord, il referendum non è contro il Sud, vedete un'altra notizia, un altro virgolettato per Maroni, conviene pure a Gentiloni, più forza a Veneto e Lombardia vuol dire dare aiuto al Meridione. Sempre per quanto riguarda i temi della politica, senza dubbio tra le più importanti quest'oggi all'interno del quotidiano del Sud, si parla di legge elettorale, arriva il nuovo testo del Partito Democratico, si riparte da Rosatellum bis, no dal Movimento 5 Stelle, poi ancora si ripartirà da un lavoro già accantonato dai Dem a giugno. E poi centrodestra, vedete Meloni vuole scendere in campo come Berlusconi e Salvini, il CAV vuole allargare la coalizione di Giorgia Meloni in questa foto. E poi centrosinistra, Pisapia al PD, ritroviamo l'unità partendo dallo Ius Soli, Salvini pronti a bloccare le camere. Noi proseguiamo i temi tutti calabresi adesso, che ci portano a quelle che sono le notizie nelle pagine regionali dunque di primo piano, poi le pagine calabre, ancora i temi locali. Aeroporto, occupiamoci subito di trasporti, poteri svuotati in larga parte, vedete il virgolettato per il consigliere rappresentante del comune di Lamezia, per Reggio Calabria e Crotone bisognava prima
prima valutare. Guadagnuolo afferma: mi sono prodigato per una gestione democratica del Consiglio d'amministrazione Sacca, le vedete in questa foto, tra l'altro con tanto di veduta dall'alto, l'aeroporto di Lamezia Terme. E poi la relazione: perdite di bilancio ma dati incoraggianti, passivo di 1,5 milioni e di oltre 2 milioni per la società dei servizi a terra. E poi tiene banco l'avvertenza: a Reggio Calabria altri 13 licenziamenti, sono quelli della società di vigilanza. Cannizzaro presenta una mozione. Andiamo avanti, altre notizie, ci occupiamo adesso di politica. Il Partito Democratico fra cantiere e prove d'unità. Si è discusso della 3 giorni dell'Unical mentre si aspettano risultati tangibili di questi 3 anni di amministrazione. A Catanzaro sul palco insieme a Oliverio l'orlandiniano Damiano, ex ministro del lavoro, vedete qui intanto Pino Sorriero, un ampio servizio di Bruno Gemelli che fa un po' il punto della situazione politica e soprattutto quello che sta accadendo all'interno del Partito Democratico. Sanità: perché non partono i lavori degli ospedali? A chiederlo è Carlo Guccione, che chiede di avere delle date. Ecco Carlo Guccione, che è stato anche assessore nella prima giunta guidata da Oliverio. Cittadella: esplode il caso delle commissioni, i presidenti non sono rinnovati, per Tallini la riunione è illegittima, l'esponente di Forza Italia abbandona per proteste i lavori dopo aver chiesto un parere al segretario generale Priolo, vedete in questa foto Mimmo Tallini, consigliere regionale di Forza Italia. Diario della memoria, lo anticipavamo nei titoli di apertura come ogni mercoledì, Pasquale Andreacchi, 18 anni, ucciso e dato in pasto ai cinghiali l'11 ottobre del 2009 a Serra San Bruno nel Vibonese, i resti di mio figlio in una scatola di pasta, la madre Maria Rosa piange il suo gigante buono avuto in tenera età che amava i cavalli sopra ogni altra cosa, vedete una foto di Pasquale Andreacchi con il suo cavallo. E ancora per quanto riguarda la scheda, inchiesta prima archiviata e poi riaperta dopo 8 anni della morte del 18enne, dunque ancora una morte avvolta dal mistero. Andiamo ad occuparci di Pagine Calabria, sono i temi ancora regionali che anticipano tra poco le notizie di Locri e Reppiana. Vicenda Miramare, ci spostiamo subito a Reggio Calabria, ecco tutti gli addebiti contestati, gli avvisi di garanzia al comune di Reggio Calabria, l'ingiusto profitto all'amico del sindaco, oggi intanto nuovi interrogatori per gli assessori, vedete qui il Miramare. E ancora carceri, agenti dormono nel furgone, dunque tutto questo a Catanzaro, i componenti di un equipaggio della polizia penitenziaria che stava conducendo come disposto dal DAP un detenuto internato e estradato dalla Germania da Rebibbia ad una residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza di Cosenza è stato costretto a dormire nel furgone dopo che il detenuto non è stato accolto dalla struttura, lo denuncia il sindacato di polizia penitenziaria OSAP. Assoverato, furti d'auto, presa la gang, vedete rom traditi dalla videosorveglianza, dunque il frame di una videoripresa, dunque presa la gang. Ancora a Crotone, il padre gli nega i soldi e lo minaccia, in cella finisce un 40enne. Proseguiamo, ancora altri temi all'interno del quotidiano del Sud, l'edizione di oggi, la nostra edicola digitale di questo mercoledì 20 settembre. Un tesoretto a uso personale, antimafia nella bufera, la vicenda di Adriana Musella che vi abbiamo già in qualche modo anticipato, raccontato attraverso anche il giornale di Calabria e il nostro portale, sequestro preventivo della Guardia di Finanza, la leader di riferimenti. Si tratta di 75.000 euro di fondi pubblici. Musella afferma: voglio subito un processo, vedete in questa foto Adriana Musella, una tegola pesantissima per Adriana Musella, la signora dell'antimafia regina, che arriva proprio nel giorno dell'onomastico del padre Gennaro, dilaniato da un'autobomba 35 anni fa a Reggio Calabria, nel cui nome le attività della sua associazione di frementi hanno avuto inizio. E poi la storia, vedete, rintracciata e liberata in Libia la mamma del piccolo Cis, e ancora Paola dispersa. Ora ci pensano i sub, il turista tedesco e un suo amico vittime di una mareggiata, la barca a vela scaraventata sugli scogli dalla furia delle onde, vedete qui i sub paolani stanno per entrare in azione, a Corigliano sempre 2 bagnanti soccorsi. Proseguiamo ancora il quotidiano del Sud, altre notizie sempre all'interno, ci occupiamo subito di economia, ingrandiamo la notizia, la seconda ZES resta difficile, pagina
numero 14. In ottobre il Consiglio dei Ministri emanerà decreti sui criteri generali. Nel sottotitolo si legge: il Ministero però non la esclude e passa la palla alla Regione Calabria. Vedete qui un particolare del porto di Gioia Tauro. Dunque la polemica a distanza fra il governatore Oliverio e il sindaco di Catanzaro Sergio Abramo sulla proposta di istituire una seconda ZES in Calabria, oltre che avere un latente sottofondo politico, si alimenta sulla diversa interpretazione delle norme contenute nel decreto Mezzogiorno. E ancora Saline Ioniche nel Regino, il comune chiede alla regione di acquistare l'aria, poi Cosenza, il saluto ad Anna Maria Nucci. Chiesa gremita ieri per l'ultimo saluto ad Anna Maria Nucci, morta a 74 anni, per i funerali dell'ex parlamentare DC, tantissima gente, tanti politici. L'Oiero propone la pubblicazione dei suoi interventi parlamentari. Eccola la Nucci in questa foto. E poi minori, visita in Calabria del Garante Nazionale per l'infanzia, lo dicevamo prima, lo annuncia Marziale per il prossimo 13 ottobre. Antonio Marziale, dunque, Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, annuncia che il prossimo 13 ottobre l'Autorità Garante Nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, Filomena Albano, sarà in visita ufficiale in Calabria. E ancora, quel concorso va sospeso, OSS, appello a Scura e Oliverio, sono i temi della sanità, va fatta slittare la graduatoria di Crotone. Non ci sono altre notizie per quanto riguardava la pagina, dunque 14, come al solito, occhiata veloce anche alle notizie di Reggio, che anticipano poi tra l'altro nella pagina di apertura quelli della Locride, vedete, Monasteraci in alto, terme ellenistiche, finalmente il progetto diventa esecutivo, tra poco l'approfondimento nelle pagine del comprensorio. Seminara dalla Piana Piccolo, Città degli Ulivi, adesso serve riorganizzarsi. Occupiamoci di strutture, qui giace il Pala Calafiore, il glorioso impianto sportivo e preda dell'incuria, copertura ridotta a un colabrodo e acqua fredda negli spogliatoi. Vedete la recinzione invasa dalle bancherelle, in basso lo stagno dentro il palazzetto, così si presenta dunque il Pala Calafiore di Reggio Calabria. Di spalla migranti, ecco le firme contro il centro di accoglienza in via Cappuccinelli. E ancora nel taglio basso, attraversamento dello stretto, Italia dei Valori, Villa fa chiarezza sul porto, approdi a Bolano sono un falso problema, serve tutela della salute. E noi proseguiamo perché c'è il caso della nomina di Atam che è congelata, se la toppa è peggiore del buco. Conferenza del MNS, non bastasse l'incapacità manifesta, Falcomatà si inventa tunnel senza uscita. Vedete intanto Germano e Siclari del Movimento Nazionale per la Sovranità. Poi tiene banco il caso Basile, il sindaco utilizza vecchie tecniche e chiede ricompensa per i suoi candidati, Costantino della CGL sulle responsabilità politiche, vedete qui Nino Costantino. Fermata bus, arrivano le prime linee intelligenti, i display luminosi, Atam, arrivano dunque le prime linee intelligenti per quanto riguarda Atam nella città dello stretto. E poi la denuncia comitato pro aeroporto all'assemblea, presenti i cittadini ma non le istituzioni, anche le associazioni di categoria risultavano assenti. Andiamo avanti, ci andiamo ad occupare di quelle che sono le altre news della giornata per quanto riguarda il quotidiano del sud. Ci occupiamo della pagina numero 20, si parla di salute, una giornata di consapevolezza, celebrato il Lipoma Day, sono i piccoli gesti che fanno la differenza. Siete Caterina Stelitano in questa foto. E ancora per la pagina della provincia, Montebello Ionico, Palazzo Alvaro chiama la regione. Ex Liquichimica, Palazzo Campanella stimolato all'acquisto dei terreni. La città metropolitana dall'avvio alle trattative con la curata e la fallimentare. Vedete qui il progetto della centrale a carbone della SEA. E poi Bagnara, fermento in città per le riprese della Fission. A Rogudi, altro centro regino, Maria di Fedeli per l'Annunziata. Tantissimi pellegrini hanno invaso il borgo per la messa, percorso di fede, devozione e tradizione in attesa delle celebrazioni civili. Andiamo ad occuparci di Locride adesso, sono due le pagine del comprensorio. Sant'Ilario dello Iogno, il medico di Lampedusa, ospite del progetto SPRAR, pronti per avvicinare i popoli, migrazioni.
operazioni, soccorsi e accoglienza, la testimonianza di Pietro Bartolo. Vedete, Pietro Bartolo a Sant'Ilario dello Iogno, un'iniziativa che si è tenuta qualche giorno fa. E poi a Monasterace, primaria e secondaria di primo grado, parte lo scuolabus. Monasterace scarfò successi oltreoceano, nuovi riconoscimenti per il giovane regista e sceneggiatore, conquistata la critica di vari festival e con il film L'ultimo sole della notte. Vedete in questa foto Matteo Scarfò, l'articolo dunque di Vincenzo Orraco. E ancora da Locri, nuovi stili di vita e responsabilità etica, convegno pastorale ieri anche all'interno del nostro TG, anche del nostro 60 News, l'intervista realizzata dal nostro editore con il vescovo della diocesi di Locri Gerace, Monsignor Francesco Oliva. Terme ellenistiche, ecco il progetto. Monasterace protette, restaurate e visitabili grazie ad un sistema di percorsi interni dal Ministero, i 700.000 euro per riqualificare l'intera area archeologica. Vedete i mosaici dell'antica Kaolon a Locri, concorso letterario in memoria di Fortugno, anche quest'anno in occasione dell'evento commemorativo dedicato alla memoria di Francesco Fortugno, vicepresidente del Consiglio regionale della Calabria, assassinato a Locri dall''ndrangheta il 16 ottobre del 2005. Ai seggi delle primarie dell'Olivo, la famiglia Fortugno e il comitato organizzatore hanno rinnovato la collaborazione con il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca nel quadro del comune percorso avviato da tempo sul fronte della promozione e diffusione della cultura della legalità. E ancora Monasterace, una via o una piazza al professore Ciccia, da poco deceduto, la proposta di intitolazione nell'omelia intanto di Don Passerelli. Ci spostiamo a Brancaleone, l'ampio servizio di Agostino Belcastro si sta come in autunno sulle prache, i carecefoli, i cambiamenti climatici riducono le migrazioni dei volatili e mutano i costumi. E ancora, per quanto riguarda sempre il quotidiano del Sud, c'è un'intervista oggi che vi consigliamo tra l'altro di leggere, è stata realizzata da Ferdinando Milici, a riorganizzarsi per le nuove sfide. Vedete, l'intervista è col presidente del comitato di Città degli Olivi, Giovanni Piccolo, che è anche il sindaco di Seminara. Parla infatti il presidente del comitato dell'associazione Città degli Olivi, il primo cittadino di Seminara, difende l'operato dei sindaci, annuncia novità presenti su molte questioni, ma senza risultati perché le istanze, dice, non sono ascoltate. Sto tentando, afferma Piccolo, di portare la nave in porto anche se in barca acqua. Questo è un anticipo di quelli che sono i temi trattati in questa intervista interessante con Piccolo. Polistena, Tripodi ci conceda gli atti richiesti. Vedete, Laura Ferrara, deputata europea del Movimento 5 Stelle, lamenta un'assenza di risposte alle istanze. Noi velocemente a quelle che sono le altre news a pagina 25, l'approfondimento focus, la sanità nella terra di nessuno, la lettera di una donna alla Lorenzin circa le circostanze della morte del padre. Nosocomi al collasso, i ritardi sul nuovo ospedale, la sfida Oliverio Scura. Vedete qui il progetto del nuovo ospedale della Piana che tarda però, a dire il vero, ad arrivare malgrado i tanti proclami. E ancora il centro dialisi di Taurianova compie 30 anni a 5 fronde per la cronaca, beccati dopo l'atto intimidatorio, fermati per un controllo nell'auto, pistola e passamontagna, 6 colpi di 9-21 contro la casa del preside della Salvemini di Polistena. Vedete gli arrestati Antonio Ciurleo, Gabriele Scarfò e qui passamontagna la pistola. Rosarno, chiesa e arma unite in nome della legalità, Don Rosario Attisano in questa foto. Abbiamo così completato con la Piana, occhiata veloce anche quelle che sono le notizie di apertura della pagina di Vibo, pronto il documento anticas. Migranti sotto accusa la scelta di trasformare Villa Scrimbi in centro di accoglienza, i residenti di via Murat protocolleranno il test in comune, prefettura e questura. Avete qui una veduta di Villa Scrimbia. Villa Scrimbia, qui in questa veduta, la sede individuata ritenuta del tutto non idonea. Bene, direttamente allo sport, perché ieri sera si è giocata la prima sfida di queste gare che si giocheranno in questa tornata infrasettimanale. L'Inter, brusca frenata a Bologna, è finita 1-1 la sfida tra Bologna e Inter, la squadra di Spalletti tra l'altro ha pareggiato su calcio di rigore proprio nel finale, esattamente al 32esimo ha segnato Icardi che ha risposto a Verdi. Questa sera
Per la Juventus arriva la Fiorentina, è vietato sbagliare per i ragazzi di mister Allegri, dunque una gara importante con i toscani. E poi il big match, Lazio-Napoli che sfida stasera all'Olimpico, Inzaghi, l'allenatore, dovremo superarci, Sarri vuole pareggiare il record del 1987. Vediamo il Crotone, ritorna in campo a Bergamo, si gioca alle 20:45, il Crotone vuole provarci, ecco il Crotone deve cercare di ottenere punti un po' in salita. Questo campionato dei pitagorici, vedete il tecnico rosso-blu, Davide Nicola, nerazzurri, squadra ostica, riferimento all'Atalanta da affrontare, ma non saremo da meno, ha preparato nel modo migliore questa sfida il tecnico del Crotone. Rosso-blu stasera dunque di scena in casa dell'Atalanta, non ci sarà Nalini, Dubbio, Martella, in avanti Tuminello, Budimir e Stojan per un tridente che ci auguriamo possa portare buoni frutti per il Crotone. Vediamo le altre calabresi che invece preparano le prossime sfide del prossimo weekend, la fiducia di Guarascio a Cosenza, presentato il ricorso, abbiamo chiesto la ripetizione della gara con l'Andria, non me lo aspettavo ma sono convinto che usciremo da questo momento. Rende la previsione di Rossini, col Francavilla sarà battaglia. Vediamo intanto nell'altra pagina le altre calabresi come si preparano alle prossime sfide, la Regina che sta vivendo un momento senza dubbio positivo, questo avvio di stagione ancora imbattuta, la squadra Amaranto sarà una prova di maturità, si punta alla prima vittoria esterna, ma Maurizio allenatore è senza Tulisse, Bianchi mano, mancheranno due pedine importanti, a fondi contro una squadra in difficoltà si vedrà la portata degli Amaranto. Vedete qui l'attaccante Sciamanna in azione contro il Matera, è stato uno dei migliori tra l'altro nell'ultima sfida giocata all'Oreste Granito. Anticipato l'inizio del match, si giocherà dalle 16:30 alle 14:30, poi ancora Catania, minuto di silenzio per il giudicato assolto lo Monaco, Catanzaro è una sfida decisiva verso un Ceravolo gremito, ai tifosi chiediamo il loro grande sostegno. Sabato arriva il Lecce, arriva la formazione pugliese, una tra le più attrezzate per il salto di categoria, Falcone, ex Salernitano, vogliamo capire chi siamo, vedete qui Luigi Falcone, difensore delle Aquile, abbiamo così completato con la pagina 32, ancora lo Sport a dominare, vedete per quanto riguarda il campionato di eccellenza, Locri, vittoria necessaria per scacciare i fantasmi, la squadra ha risposto sul campo, bisognava reagire dopo il KO al debutto, il grande protagonista della sfida è stato Coluccio che ha realizzato il gol partita, e poi Carella demolisce il Locri e Scorrano, le dichiarazioni di Carella, vedete noi tatticamente superiori, loro soltanto palla buttata avanti, dunque si è lasciato andare a delle dichiarazioni po' polemiche, Giuseppe Carella che ricordiamo qualche anno fa ha guidato il Locri portandolo tra l'altro dalla promozione in eccellenza. Non ci sono altre notizie importanti, non abbiamo purtroppo per un problema Gazzetta del Sud, anche se noi facciamo un'ulteriore prova in questo finale di rassegna stampa, lo facciamo rigorosamente in diretta sul nostro portale, speriamo di riuscirci in qualche modo per dare la possibilità a tutti voi di poter dare un'occhiata a quelle che sono le notizie più importanti del giorno. Vediamo se riusciamo ad avere l'edizione aggiornata di oggi di Gazzetta del Sud. Attendiamo lo scarico dell'intera edizione per quanto riguarda Gazzetta del Sud, anche perché ci sono tante notizie importanti soprattutto per la politica, è stata una riunione dei capigruppo, hanno deciso le prossime date delle sedute del Consiglio regionale della Calabria, che si svolgerà una fine mese, l'altra la prima settimana di ottobre, due sedute importanti, ecco abbiamo Gazzetta, siamo riusciti a farlo rigorosamente in diretta, baciato un po' dalla fortuna almeno questa mattina. I soldi dell'antimafia, un bancomat, vedete Reggio accusata di malversazione ai danni di enti pubblici, si difende, ho agito in buona fede, la vicenda che riguarda Adriana Musella, vedete Gerbera Gialla, qui Musella insieme con l'ex procuratore nazionale antimafia Pietro Grasso in una delle annuali manifestazioni di lotta alle mafie svolte a Reggio Calabria.
taglio alto, titolo sottotestata Reggio, anziana travolta da un'auto sulle bretelle, vedete la notizia, senza dubbio del giorno, l'incidente mortale, in serata lo svincolo, Borgata Giardini, a fianco il PM, condannare quei due ex sindaci, l'Andrangheta a Melito, e ancora per quanto riguarda Spalla, gli occhielli di Reggio e provincia, ingrandiamo subito San Ferdinando, Tendopoli, a rischio i fondi del Ministero, a Palmi processo Migrantes, stangata sui caporali, questo per la cronaca giudiziaria, e ancora Locra al pronto soccorso, è impossibile coprire i turni, purtroppo ancora problemi al nosocomio Locresa, approfondiremo questa notizia tra poco a pagina 27, velocemente gli altri titoli di prima pagina, l'Inter rallenta, Juve e Napoli stasera provano la fuga, ci potrebbe essere la prima fuga del campionato, visto che c'è stata dunque c'è stato questo mezzo passo falso dell'Inter ieri sera a Bologna, la sfida è terminata 1-1, direttamente pagine regionali calabre, il tesseramento del PD è in mano ai soliti capi bastone, a dominare è la politica, bocciatura per il partito e l'esecutivo Oliverio da parte dell'ex consigliere regionale Mario Franchino, che coordina numerosi big delusi, obiettivo prioritario i congressi provinciali previsti per l'autunno, dunque il tesseramento del PD è in mano ai soliti di capi bastone, lo dice a chiare lettere dunque Mario Franchino, che appare in questa foto insieme a Sandro Principe, sono due dei big delusi e battaglieri del Partito Democratico. Il 25 alla Lamezia Terme, l'esordio del gruppo che coinvolge anche l'Oiero, ex governatore calabrese, Principe, Vallone, Demetro Naccari Carlizzi e molti altri big del Partito delusi e dunque che hanno deciso anche di cambiare strada. Consiglio regionale, commissioni in prorogazio, Tallini non ci sta, dunque il parere del segretario generale Priolo non è stato ritenuto esaustivo. In un giorno 13.000 passeggeri, ci occupiamo di aeroporto, quello di Lamezia Terme, il traffico nell'aeroporto di Lamezia sta scoppiando. Sacal, il consiglio di amministrazione, approva bilancio consolidato con nuove perdite per 1,5 milioni. In Sacal lavorano circa 250 addetti e il fatturato medio anno supera i 20 milioni di euro. E poi vedete ancora Ryanair cancella i voli per Bergamo, scalo Lamettino inserito nel piano ferie della compagnia irlandese. Andiamo avanti, i soldi dell'antimafia spesi per fini personali. La procura di Reggio Calabria ha disposto il sequestro di 75.000 euro nei confronti della presidente dell'associazione Gerbera Gialla, Adriana Mosella. La donna, indagata per malversazione ai danni di enti pubblici, respinge le accuse e afferma chiarirò tutto nel processo. Vedete qui in questa foto, appare proprio Adriana Mosella, per lei accuse pesanti, lo dicevamo già prima, indagata per reati di malversazione ai danni di enti pubblici e appropriazione indebita. E ancora, qui il procuratore aggiunto di Reggio Giardo Minianni ha coordinato l'indagine sulla vicenda naturalmente di Adriana Mosella. Politica Endrine, chiesta la condanna di due ex sindaci di Melito, andiamo ad occuparci di cronaca giudiziaria, notizia importante, quella che appare nelle pagine calabre di Gazzetta, in tribunale il PM della DDA di Reggio Antonio De Bennardo ha concluso la requisitoria del processo Ada, pene per oltre un secolo di reclusione per 12 imputati e prescritte 13 posizioni, vedete qui sotto accusa tra gli imputati gli ex sindaci di Melito Porto Salvo, Giuseppe Iari e Gesualdo Costantino. E qui invece in questo fotino appare il procuratore di Reggio Calabria, Antonio De Bennardo, la requisitoria in tribunale è stata condotta dunque dal PM della DDA di Reggio. E ancora, nuova Tendopoli, ci spostiamo a San Ferdinando, i fondi del Ministero ora sono a rischio, dopo i fondi a rischio per gli ACI, anche per San Ferdinando ci sono problemi, il Viminale non garantisce il finanziamento per la gestione del sito che ospita i migranti, il futuro dell'accoglienza anche qui è fortemente incerto. E ancora, è stato chiesto l'aiuto della città metropolitana e anche della regione Calabria, ancora problemi, vedete la nuova Tendopoli da poco allestita tra l'altro dei migranti di San Ferdinando. Gli altri temi della giornata, un attimo sulla pagina della cronaca di Reggio, il miracolo economico delle feste mariane, vedete in questa foto si può parlare senza dubbio di scommessa vinta, il concerto di Fabrizio Moro, uno dei giovani emergenti della canzone italiana, ha fatto registrare
sequestrare il pienone in Piazza del Popolo. Veramente una miriade di persone. Il sindaco della città di Reggio, che appare tra l'altro in questo fotino, Giuseppe Falco Matà, ha chiuso le feste con un bilancio lusinghiero. Grande soddisfazione è stata espressa dal primo cittadino. Il gioco di squadra è vincente. Il vice sindaco Neri ha dispensato ringraziamenti a tutti. Con lo spirito giusto, dice, si può sopperire anche alle poche risorse a disposizione. Bene, andiamo ad occuparci un attimo di Metro City nella pagina numero 21. La Metro City è il nuovo collegio dei revisori dei conti. Il consiglio ha preso atto dell'estrazione dopo il sorteggio di Scarpelli, Fimognare e Gambardella. Approvata la mozione per i lavoratori del Call & Call di Locri, l'ente ha deliberato di volersi costituire parte civile nel processo al branco di merito. Vedete, una fase del consiglio metropolitano di ieri pomeriggio, oggi nel nostro TG naturalmente tutta la seduta del Metro City con anche la mozione per i lavoratori del Call and Call. E ancora il ponte di Paterriti senza rampe, tempi lunghi per riaprire il cantiere. Poi si parla anche di alloggi popolari, tra nodi e fiducia. I temi che riguardano adesso subito la Tirrenica prima, la Ionica dopo, per completare la nostra rassegna stampa. Processo Migrantes a Palmi, stangata sui caporali. Il sistema aveva resistito alla rivolta dei migranti a Rosarno del gennaio 2010. Il tribunale ha comminato circa 70 anni di carcere, andando oltre i 50 richieste in sede di requisitoria dalla procura. A Palmi, mercato settimanale Nuova Aria Cercasi, la questione sollevata dal consigliere comunale Ippolito. Il sindaco della città di Palmi, Ranuccio, c'è la volontà, dice, di trasferirlo in centro, ma occorre sperimentare. Progetto Hospitality School, il volontariato sempre in pista, accoglienza a San Ferdinando, il collettivo dunque impegnato per una nuova struttura polifunzionale. A Palmi, domenica alla Tonnare, il Grand Prix della Costa Viola e ancora Rizziconi, viabilità, una bretella in cerca d'autore, sono trascorsi ben 8 anni da quando ebbero inizio i lavori. Proseguiamo, adesso la Ionica, Pantano di Saline. La Metro City c'è. Reggio Calabria, il consiglio dell'ente approva all'unanimità la manifestazione di interesse. Su Raci, impegno mantenuto, spero che la regione faccia lo stesso. E poi ancora a fianco, i fondi restituiti, poco da esultare, le esenzioni restano. Merito Porto Salvo, secondo Minniti, soldi già del comune che per insipienza si è rischiato di perdere. Vedete qui Carmelo Minniti, consigliere di una città da cambiare. Sempre a Melito, l'acqua ancora a secco, cittadini e municipio, Merito Porto Salvo, manca l'acqua nella zona di Lacco, il sindaco ci aveva promesso interventi, siamo stati presi in giro. E qui la protesta di alcune donne nella zona di Lacco ieri, tra l'altro la protesta si è spostata in municipio. Proseguiamo, ci occupiamo del pronto soccorso dell'ospedale di Locri, a rischio il pronto soccorso, impossibile coprire i turni, il nuovo allarme sulla carenza di personale lanciato dalla UIL FPL, il sindacato, a partire da giorno 24 saranno disponibili solo 3 medici in organico e altri 3 provenienti dal 118. Appello intanto al direttore generale dell'ASP affinché provveda subito a risolvere il grave problema. Dunque, il pronto soccorso dell'ospedale di Locri rischia di andare ancora una volta totalmente in tilt, come è successo nel periodo prettamente estivo. Poi ancora, per quanto riguarda le altre notizie, ci occupiamo di Bovalino, prostitute e rifiuti in strada. Ci risiamo, 2 ordinanze sindacali rimaste purtroppo senza benefici, sgombrata la villa, ma a Sant'Elena dunque si continua a battere. Vedete qui la discarica, una strada occupata per l'intero degli ingombranti. Ingombranti abbandonati in civiltà dei cittadini, ma anche in efficienza di Locride Ambiente. Poi si parla di cronaca giudiziaria, San Luca, operazione antidroga, vedete, 2 condanne e 4 assoluzioni, li chiede il PM, Antonio Strangio rischia 14 anni. Chiesti 10 anni per Domenico Pizzata, qui Francesco Tedesco, pubblico ministero in questo processo. E poi l'approfondimento, vedete, pena unica per Sebastiano Giorgi, 14 anni, il sanlucchese condannato 2 volte a Reggio e a Bologna, droghe, armi considerate elementi dello stesso disegno criminoso. Le ultime news ci portano subito a Siderno, dalla Locri del progetto di un piano regionale per i giovani, l'assemblea di Crescere a Sud,
Adamantea, con il supporto e forum del terzo settore, alla presenza dell'assessore Federica Roccisano. Obiettivo: la garanzia delle stesse opportunità di cui godono i ragazzi del nord. Vedete qui Federica Roccisano e Francesco Mollace all'incontro di Amantea. Sarà presentato il prossimo mese in un incontro pubblico a Reggio al Consiglio regionale. Poi buone notizie per quanto riguarda il Museo Santa Barbara: dall'ente parco da Spromonti un contributo per il sogno. Vedete qui imponente all'affresco di Nick Spadari nell'ex chiesa di Santa Barbara, e qui l'artista con il presidente dell'ente parco Aspromonte Giuseppe Bombino. Arriva puntuale questo contributo di 25.000 euro destinati al restauro del grande affresco di Nick Spadari. Bombino, il presidente, afferma: auspichiamo che anche altri enti si attivino per il Musabba. Ricordiamo che anche il presidente della regione ha preso un impegno con il Musabba, ci auguriamo che possa essere rispettato. Per come detto, il sogno di Giacobbe è stato paragonato a una sorta di moderna Cappella Sistina calabrese. E poi la regione, lo ricordiamo, questo annuncio di Oliverio di pochi giorni fa: il presidente nelle settimane precedenti aveva visitato il Musabba e ha annunciato di voler sostenere i lavori di restauro. Ci auguriamo al più presto di poter commentare positivamente anche questa notizia con l'intervento della regione e del governatore calabrese, come promesso. Quel sorriso teatrale che diverte il pubblico. Ci spostiamo a Roccella: l'associazione ha messo in scena Il Paradiso può attendere. L'ultima news riguarda Sederno Superiore, chiesa di San Carlo, solite promesse cadute nel nulla, e questo è il punto di domanda. Se ne è parlato un anno fa, ma non c'è notizia di alcun progetto concreto. Presentata a caratteri architettonici compatibili col rito greco-bizantino, forse del XV secolo, San Carlo Borromeo, la chiesa scoperchiata a Sederno Superiore. Bene, piovasche e temporali sulla Calabria Tirrenica. Attenzione che la cartina del tempo porta temperature anche che si abbasseranno nelle prossime ore. Ci fermiamo qui, non vediamo aggiornamenti nemmeno sul nostro portale. Abbiamo avuto anche fortunatamente Gazzetta del Sud proprio nella parte finale di questo nostro di questa nostra rassegna stampa di oggi in diretta, per quanto riguardava questo mercoledì 20 settembre. Il tutto naturalmente per quanto riguardava i fatti più importanti del giorno, che vi ricordiamo anche nel nostro TG News saranno affrontati oggi con tanti servizi, per cui vi rinviamo alle ore 13.30. L'appuntamento con la rassegna stampa ritornerà puntualmente domani. Grazie per averci ospitato. A tutti buona serena e felice giornata. Venditore autorizzato Rita Severino, via Tenente Carella, Roccella Ionica. Grandi firme, uomo e donna.
La casa albergo Nostra Signora di Lourdes nasce per tutti gli anziani che risiedono nella vallata dello Stilaro, che vivono da soli e hanno voglia di condividere le proprie esperienze con altri anziani. Vi è un ambiente caldo e familiare. È dotata di ogni comfort, tra cui ampi saloni, camere con bagno, ampi spazi esterni e inoltre vi è una cappella interna alla casa. Il personale opera con grande cordialità e professionalità. È autorizzata dalla Regione Calabria. Per info, contattare i numeri 0964 73 47 22 328 49 52 007. Patrizia Papandrea Couture crea abiti sartoriali artigianali unici, con i migliori tessuti italiani, pizzi e merletti, realizzate con antiche tecniche del tombolo e fuselli. Linee di prêt-à-porter e cerimonia donne e bimbi, abiti che regalano emozioni uniche e che rendono ogni donna una donna di classe. Patrizia Papandrea Couture. Manifestazioni e spettacoli di piazza. Spettacoli di bolle di sapone giganti, magia, giocoleria e fuoco. Servizio hostess. Servizio babysitter per matrimoni e vari tipi di eventi. Mascotte gonfiabili. Teatro di burattini. Cabaret. Serate karaoke e balli di gruppo. Animazione compleanni ed eventi per bambini, baby dance, ballon art, volontari clown presso l'ospedale di Lochi e Reggio Calabria. Nemos Group Onlus, contattaci su Facebook o al numero 324 69 077 28.